Allora, eccoci, ci siamo. Allora, buon pomeriggio a tutti, bentrovati, grazie di essere qui, grazie per la vostra presenza a questo appuntamento che rappresenta una delle tante tappe di questa campagna elettorale che vedono l'onorevole Catrino De Luca impegnato e candidato al Senato per le suppletive del Senato nel collegio Monza Brianza, l'ennesima scommessa per l'onorevole De Luca, già sindaco del comune di Fiume di Misi, di Santa Teresa di Riva, di Messina, della città metropolitana di Messina e di Taormina adesso. Siamo qui in Brianza, la competenza senza confini è giusto i disastri dell'altro, lo slogan, sono gli slogan che sono stati scelti dall'onorevole De Luca, non a caso perché rappresentano la sua storia, e oggi qui sotto l'arengario per un confronto con Adriano Galliani, lo abbiamo lanciato nei giorni scorsi, lo abbiamo invitato al confronto, l'onorevole De Luca l'ha invitato al confronto, lasciando spazio poi anche agli altri candidati, qualora volessero alla fine di questo momento, per poter rappresentare quelle che sono le loro idee, i loro progetti per Monza e la Brianza. E allora noi siamo pronti per questo momento, aspettiamo Galliani. Nel frattempo ovviamente siamo qui a parlarvi comunque del nostro progetto per la Brianza, e lo facciamo con l'onorevole Catrino De Luca. Buonasera, Adriano ci ha mandato questo perché nonostante voce abbiamo, per favore, ecco qua, nonostante ci aveva detto prima sì, ci aveva anche chiesto di distrarci e cominciare a imparare pure il dialetto Piazzolo, che ci stiamo tentando, per carità, ovviamente poi parleremo anche di questo passaggio, poi ha cambiato idea, non so perché, e allora quando ha cambiato idea, non so se si sente ora, 4 giorni fa gli abbiamo mandato le domande in anticipo. Perché, non essendo il suo mestiere quello politico, ha detto probabilmente si sarà suggestionato, non vuol fare un confronto con chi di professione fa l'amministratore pubblico. Io, lo sapete, che la mia storia è chiara, non solo fatto e faccio l'amministratore pubblico, sono anche un dirigente aziendale, quindi un po' colleghi lo siamo. Certo, ne capisco di calcio come Cagliari ne capisce di politica, probabilmente, ma questo è un dettaglio che nella campagna elettorale diventa fondamentale, anche perché non è che stiamo facendo un concorso per vincere un posto di dirigente alla Fininvest ora Mediaset, no. Stiamo concorrendo per rappresentare uno dei territori più importanti d'Europa, più produttivi, nel Senato della Repubblica. E io ancora, è ovvio che tra un comizio e l'altro cerco di imparare, ma noi abbiamo una cadenza. Voi siciliani, ma che cadenza che hanno? E quanti anni ci vorranno? Ma nel frattempo ho capito però una cosa, che un concetto chiave della Brianza è un verbo, lavorare, cioè ciascuno nel proprio mestiere deve dimostrare di essere produttivo e di essere ovviamente anche all'altezza del ruolo che tende a ricoprire. Sulla base di questo
ci presentiamo all'elettorato, dimostrando cosa? Che siamo all'altezza del compito che chiediamo di svolgere. Noi oggi cosa chiediamo il 22 e 23 di ottobre alla Brianza? Di scegliere il candidato che ritengono più all'altezza del compito per rappresentarli nel Senato. Sulla scorta di questo possiamo fare tutte le indagini del caso. Quali? La nostra storia in relazione all'incarico che vogliamo ricoprire. E allora, la mia storia la potrete anche approfondire il giorno 19 al Teatro Manzoni, perché ci sarà la presentazione del mio quarto libro sulla mia biografia, e alle 18:30 vi aspettiamo. Già sono stati prenotati 700 posti, i posti in tutto sono circa 780, ancora ci sono 60-70 posti disponibili, e in quell'occasione sarà presentato il mio libro. La prima presentazione ci sarà Red Ronnie, che ha curato la postfazione, ci sarà anche Cadena Fiorello, che ha curato la prefazione. Non sarà una manifestazione politica, è una manifestazione sul personaggio Catero De Luca. Perché? Perché al di là della politica, chi concorre a un collegio uninominale deve intanto dare prontezza della sua storia e se è all'altezza di ricoprire il ruolo al quale si candida. Questa è la questione. In relazione a questo, la mia storia è già stata sintetizzata, l'approfondiremo. Io posso dire in due battute che ho sempre fatto politica per passione, non campo di politica. Faccio il dirigente aziendale, è il quinto comune che amministro, sono alla quarta legislatura nel Parlamento siciliano, non sono disoccupato da un punto di vista lavorativo, non sono disoccupato da un punto di vista politico, non sono qui per chiedere il posto, perché me lo sono già guadagnato. Ma la storia è strana, io oggi esisto anche grazie alla Brianza, perché mio padre nel 58 è approdato qui al quartiere San Rocco a fare il muratore in una baracca di 20 metri quadrati. In questo stava con tre colleghi muratori, senza cucina e senza servizi igienici. Con 2 anni di duro lavoro, è sceso una volta sola in 2 anni, io avevo mio fratello di quasi 1 anno, si è comprato la casa e l'ha ristrutturata. E io sono ritornato in Brianza, tenete conto, nel 2010, perché ho uno dei miei uffici, uno dei miei 1200 sportelli, e andiamo anche a quella che è la professione, perché quindi, Adriano, tu non hai soltanto un competitor che è un bravo amministratore dei palazzi municipali e soprattutto un manager della pubblica amministrazione. Questo lo dice già il curriculum, ora parleremo del mio, ma anche del tuo. E anche un dirigente aziendale che è partito a soldi prestati, valigia di cartone e scarpe sfondate. Questa è la mia storia, i miei genitori muratore, mia madre coltivatrice diretta, e mio padre voleva che facessi il muratore perché ero bravo, ho fatto anche il muratore, il barista, ho fatto di tutto e di più nella mia vita, perché ho sempre cercato di mantenermi tutto ciò che la mia famiglia non mi poteva mantenere, non mi poteva garantire. E questa è la mia storia, ma ne parleremo giovedì 19 all'hotel, al Teatro Manzoni, alle ore 18:30. Quello che invece voglio mettere in evidenza è la storia politica. Entro nei palazzi municipali all'età di 18 anni, sono stato il consigliere più giovane d'Italia, esco da una scuola di cui sono orgoglioso, la Democrazia Cristiana, sono sturziano e sono uno statista di frontiera, sì, ho vissuto sempre in trincea, a differenza di tanti altri che si nascondono nei parlamenti, sono sempre stato eletto con le preferenze e mai a liste bloccate, e ho sempre rappresentato degnamente le comunità
che mi hanno votato. Sono stato eletto in 5 comuni diversi e dove sono stato ho indicato il mio successore, che è stato sempre eletto, vuol dire che dove ho amministrato ho lasciato ottimi risultati. Per 4 anni Messina, quando sono stato sindaco, è stata la prima città d'Italia in capacità di spesa. Quindi la performance di come si orientano amministrazioni in relazione a quelle che sono statistiche, anzi dinamiche, che riguardano in genere il settore privato. Sono stato il primo per 4 volte di seguito, dal 2018 al 2022. Dati dell'agenzia di coesione, non sono dati di testa ovviamente. Questo oggi è mia esperienza. Nel 2010 creo anche a Monza uno sportello della Federazione Nazionale Autonoma dei Piccoli Imprenditori, un'associazione che ho inventato nel 1992, avevo 20 anni, ora è presente in 19 regioni, ci manca solo la Valle d'Aosta, e 80 province, con oltre 1500 dipendenti. Questa è la mia storia professionale, così per intenderci. Quella politica ve l'ho sintetizzata, ma avremo modo di approfondirla. Allora, non siamo qui per presentare la nostra storia professionale, però. Siamo qui per dimostrare se siamo all'altezza di un mandato, che è quello di rappresentare la Brianza nel Senato in questo caso. Galliani è già stato nel Senato della Repubblica. E allora, Adriano, noi ti abbiamo dato in anticipo le domande, eccole qua. Prima domanda che avrei rivolto a Galliani: è vero che è già stato al Senato della Repubblica dal 2018 al 2022? Sì. Lo può negare? No. Seconda domanda: è vero che è stato eletto nel collegio plurinominale Lecco Como Varese del Senato in liste bloccate? Andate a guardare dove è stato eletto. Non è stato eletto in Brianza. Come mai? Questa è l'altra domanda che io avrei rivolto, ma senza polemica. Questi sono fatti, attenzione. Sono fatti. Terza domanda: è vero che ha collezionato oltre il 50% di assenze durante la sua esperienza da senatore? Laura. Sì, e ora vi faccio vedere i dati di Open, che è un sito che esattamente traduce tutte le attività parlamentari in dati che ovviamente sono ufficiali. Parliamo del sito Open Police. Quarta domanda: è vero che non ha mai presentato un disegno di legge o un provvedimento quale primo firmatario e non ha mai preso la parola per intervenire durante i lavori d'aula? Ma voi vi immaginate un senatore della Repubblica che sta 4 anni in Senato e non prende mai la parola? Non presenta un disegno di legge? Non presenta un provvedimento per il proprio territorio? Quinta domanda: è vero che ha sbagliato ben 48 volte a votare, trasgredendo le indicazioni di partito? Si chiamano voti ribelli, potete vederli nel sito del Senato. Lo sapete che significa sbagliare 48 volte a votare? Significa che probabilmente sei distratto con le chat o con altro. Perché se voti contro l'indicazione del partito, non possiamo dire ad Adriano che non ha capito nulla, perché è persona intelligente e ha la mia stima. Questo io lo amo. Io ti amo. Perché sei un eccellente amministratore di squadre di calcio. Lui fa i miracoli. E bisogna avere rispetto. È un ottimo imprenditore, sei un esempio, caro Peppe Campagna, è un esempio, e lo dico perché sa fare bene il suo mestiere. E io ho paura di questo,
perché circolano voci strane. Non è che la famiglia Berlusconi, che ha il nostro rispetto, non finanzia più Forza Italia e non vuole più finanziare Monza. Ma di questo ne parleremo dopo. Andiamo sempre alle domande che avevamo preparato e che le abbiamo date 4 giorni fa, quando abbiamo saputo che era entrata in crisi. Vado, a Deluca, quello mi massacra. No, andiamo, abbiamo dato le domande in anticipo, quale massacro? Qua siamo proprio in un luogo di incontro, ecco, il luogo è questo, l'abbiamo scelto per questo motivo, luogo di incontro e di confronto. Sesta domanda, è vero che era vice capogruppo al Senato di Forza Italia? Signori, non è che era un senatore qualunque, lui era il numero 2 del gruppo al Senato di Forza Italia, quindi anche questo lo potete vedere sul sito del Senato. 7. È vero che nel 2022 non si è più ricandidato perché non interessato alla politica? Adria, uno che vuole rappresentare un territorio, che si scopre non in tenera età e ha la passione per la politica, perché si fa 4 anni e mezzo, 4 anni, 6 mesi e un giorno, ora spiegheremo perché, e poi non si ricambia. E ora si riscopre soggetto che dovrebbe rappresentare Bianzoni al Senato. Allora la domanda è, perché nel 2022, a ottobre 2022, non hai riproposto la tua candidatura, né il partito né Silvio Berlusconi ha proposto la tua candidatura? Io ce l'ho una risposta, però vediamo di arrivarci assieme. 8ª domanda. È vero che senza fare alcuna attività in Parlamento, oltre a riscuotere ben 15.000 euro al mese, ha maturato il diritto alla pensione? Questa è cattiva però, anche perché Galliani di 15.000 euro al mese se ne fa un baffo, ma un baffo, onestamente. Poi vorrei vedere chi di voi si partirebbe da Monza per andare 3 giorni la settimana a Roma a stare lì a premere con il titino il tasto per soli 15.000 euro al mese. Ma chi di voi lo farebbe? Ovvio che non lo farebbe nessuno, no? Quindi perché lo doveva fare modestamente uno che si compra me e tutto assieme senza offesa per voi, Questa è cattiva. Scusi un attimo, interrompo la mia diretta, grazie, non c'è più questo di fare. E allora è ovvio che questa è cattiva la domanda, come è cattivo il fatto 4 mesi, 4 anni, 6 mesi e un giorno si matura la pensione. È cattiva anche questa, lo staff ha sbagliato, perché figuratevi se ha bisogno dei 4 anni, 6 mesi e un giorno, saranno forse 2.500 euro nette. Certo, mio padre dopo 40 anni di muratore prende 850 euro al mese di pensione. Mia madre, dopo 37 anni di coltivatrice diretta, prende 580 euro al mese. Infatti, quando si è trattato delle elezioni politiche l'anno scorso, siccome era stata fatta la promessa di Forza Italia di portare le pensioni minime a 1.000 euro al mese, l'ha chiamato poveretto e dice: ma io quasi quasi gli do il voto a Berlusconi. Dice: mamma, perché? Mi porta la pensione a 1.000 euro al mese. Sì, ma ti prego tutti quanti, ovviamente in relazione a questo, che era questa avete sbagliato a metterla, ve lo dico chiaramente, Valente, questo è un autocollo, non dovete metterla, chiaro, non avete idea, scusami Adriano, ti chiedo scusa, questa effettivamente considera cassata. Quesito numero 9. È vero che ha accettato la candidatura al Senato per esclusivo volere della famiglia Berlusconi? Non c'è niente di male, insomma.
non è, non c'è niente di male. Il tema è un altro però. Ci ha fatto quasi 5 anni in Senato e ora vediamo l'attività, che vi faccio vedere le schermate di Open Policy. Non ti sei più candidato ad ottobre del 2022. Perché? Arrivato a questo punto ti poni in questo collegio dove, al di là di quello che è il nobile interesse del calcio, che noi tutti quanti per carità sosteniamo, ma non è che la politica è calcio o che la vita quotidiana è solo calcio. Tutto il resto credo che ormai gli interessi sono spostati in un altro territorio, tant'è vero che la candidatura blindata nel 2018 era stata data in un altro collegio. Io penso che, come ho avuto modo di dire 3 giorni fa, quando Adriano ha cominciato a fare le pizze, vengo, non vengo, eccetera, allora per spronarlo gli ho detto, guarda, io penso che Berlusconi non si sarebbe sottratto al controllo, non l'avrebbe mai fatto. Io non sono presidente della regione siciliana perché mi sono rifiutato di incontrare Silvio Berlusconi a luglio del 2022, quando in base a dei sondaggi che in Sicilia davano la mia candidatura col centrodestra quasi al 70%, è stato chiesto di farsi conto e di diventare io il candidato del centrodestra. Io ho detto no, neanche all'incontro, non per questione, per carità, di mancanza di rispetto, perché io sono cresciuto con un'idea alternativa, ho un altro modello di vita e ho un altro modello politico, tutto qui. Poi il popolo è sovrano, attenzione, decide quel che vuole e noi ci inchiniamo al volere del popolo, ma io sono cresciuto con un altro modello, mi sono messo per i fatti miei nel 2007 con un progetto civico e ho rifiutato le mele del peccato come quella, perché dalle nostre parti si dice che puoi fare pure un cupo, ma dipende in quale mani ti metti. E io di professione sono impertinente, irriverente, ma non faccio un cupo, non l'ho mai fatto e credo che non lo farò mai, ho il mio carattere, purtroppo sono così. Quindi io non ho voluto questa investitura e oggi ci ritroviamo con una candidatura che obiettivamente non ha nulla a che vedere, piaccia o non piaccia, attenzione, perché vedete le figure forti poi generano e suscitano reazioni, amore e odio. Per carità, pure io sono tipo un elefante nella cristalleria, arrivo comunque, mi notano, poi c'è chi mi apprezza e chi no, e Silvio Berlusconi questo era, attenzione, io ripeto, ho avuto una visione diversa della politica, tutto qui. Lui si professa l'erede, perché? Perché è ovvio che uno che non, che ne capisce di politica come io ne capisco di calcio, potrei fare il pallone al massimo, è ovvio che ha bisogno di ricordare qual è una matrice di cui non è all'altezza. E il mio timore, lo ribadisco, è che ci sia quasi la volontà della famiglia Berlusconi per rimandarlo al Senato e vendere il Monza. Infatti lui per ora che fa? I partiti sono fermi, erano fermi, ora vi do in anteprima qualche notizia. Si muove ovviamente quella che è, giustamente, la tifoseria, ben venga, ma state attenti dove andava a parare. Io penso che Galliani ce lo dobbiamo tenere qui, ce lo dobbiamo tenere come amministratore del Monza, perché ha fatto il miracolo ed è ovvio che deve continuare a mantenerlo. Poi vi rivelerò un'altra cosa, ultima domanda che avevamo fatto: è vero che non ha mai amministrato un ente pubblico e non conosce le regole di funzionamento della pubblica amministrazione?
è una domanda che ha una risposta, quello lo si vede dal curriculum. Se io è da quando avevo 18 anni che sono nei palazzi municipali e ovviamente ho avuto il premio alla carriera perché sono in Italia l'unico che ha amministrato 5 enti territoriali diversi, come lui avrà avuto il premio alla carriera nel mondo calcistico, lui fa i miracoli nel suo settore, io per carità faccio il mio mestiere però, e finora ho dimostrato di saperlo fare. Non c'è traccia nel suo curriculum di esperienza amministrativa. E ora andiamo ai dati che lo dimostrano. Allora, questi dati li potete vedere anche voi. Allora, cominciamo dalla... Si sente questo, sì? Ok. Allora, cominciamo da quello che sono i dati riferiti al ruolo di Galliani. Ecco qua. Oh, scusami, non mi fare cadere Galliani, per cortesia. Allora, se voi andate sul sito del Senato, quindi queste sono fonti, vedete, ufficiali, poi avete lì il curriculum e quella che è la professione, gli incarichi che sono stati ricoperti e quelle che ricopriva nell'ambito del Senato. Allora, gruppo Forza Italia e vicepresidente del gruppo dal 9 novembre 2018 al 12 ottobre 2022, apparteneva alla Commissione Permanente Affari Esteri ed Emigrazione, poi alla Commissione Permanente Industria, Commercio e Turismo, poi alla Commissione Permanente Politiche dell'Unione Europea. Bene, questo erano i compiti di Adriano Galliani dal 2018 al 2022, era in commissioni importanti, ovviamente Industria, Commercio e Turismo, in modo particolare stiamo parlando qui del distretto, uno dei distretti più importanti d'Europa. Questo è l'orgoglio di Anzolo, c'è la produzione, la creazione, la creatività, ed è ovvio che questo è un ruolo chiave per un territorio come la Brianza. Andiamo all'altra schermata. La produzione, prima. Ecco qui. Se andate sempre sul sito Open Police, noi questo ora li pubblicheremo, vedete anche quelle che sono il lavoro svolto, lavora. Quanti disegni di legge ha presentato? Zero. Quante mozioni ha presentato? Zero. Quante interpellanze? Zero. Lo sapete qual è l'elemento che caratterizza il lavoro di un parlamentare? Quando si è primi firmatari, perché la prassi è firma l'estensore dell'atto, poi firmano anche i componenti del gruppo. Come cofirmatario ovviamente troverete tanti atti firmati, ma come primo firmatario zero. Ecco qui, questo voi lo vedete nel sito Open Polis, che non è il mio sito ma è una fondazione pubblica che fa servizio di rilevanza pubblica. No, questo no. Adriano, ma che cavolo pensate quando votate? Allora, ha votato 48 volte diversamente dal proprio gruppo parlamentare. Si chiamano tecnicamente voti ribelli. Li trovate sul sito perché risulta anche quando tu voti in difformità all'indicazione del partito. Può essere che il vice capogruppo votava contro se stesso? Ragazzi, è ovvio che, come poi vi ha raccontato qualcuno, era lì, sempre collegato, non si sa con che cosa. 48 volte voti ribelli. Le presenze.
Certo, se avessi avuto un dipendente con queste presenze non so quanto durava la tua azienda, Allora, le presenze 49,66%, cioè meno del suo tempo di presenze al Senato, quindi non arriva neanche al 50%. Fonte sempre Open Polis, non Catero De Luca. Missioni 41,30%, era sempre in missione, risultava in missione e era a guardarsi la partita, era a seguire gli allenamenti. Giusto, ma hai fatto bene, perché certi miracoli si seguono, è vero, hai fatto bene. Però il dato qui, 41,30% di missioni. Dopodiché, questo dato, lo sapete che l'ha pubblicato, prima di tutto, Fanpage. E Fanpage ha detto, missioni, risponde lo staff di Gagliardi, dice no, non erano missioni, erano congedi. La differenza tra la missione e il congedo è che quando sei in congedo scatta una piccola penale, lo 0,5%, 1% su 15.000 euro, fesserie, ma poco conta. Fatto sta che comunque per il 41,30%, pensate che c'erano provvedimenti importanti dove quasi per un voto è stato bocciato e lui risulta giustamente, hai fatto bene. Io al proposito avrei fatto lo stesso, solo che io voglio fare politica, non voglio fare l'amministratore delegato delle squadre di calcio. 41,30%, quindi missioni, dopodiché assenze totali il 9%. Questo è il dato, tenetelo presente, perché se il verbo, il pilastro è lavorare, come mi dice sempre un ex sindaco, lavorare. Questo che c'entra? Quando io ho detto che sono l'unico Brianzolo candidato, non l'ho detto a caso, perché se dobbiamo parlare dei valori della Brianza, e non è che possiamo fare la battuta quasi razzista, impara prima Brianzolo e poi ci confrontiamo, andiamo a quello che è la sostanza, anche perché non ho capito, il miracolo Brianzolo non è neanche frutto dei meridionali, che hanno dato, hanno ringraziato per l'accoglienza, si sono ambientati e sono qui da generazioni e generazioni. Che c'è di strano? Cosa c'è di strano in questo? Che battuta è? Questo è invece la risposta che noi vogliamo, quello che è il valore principale del Brianzolo, lavorare. Dopodiché escono gli articoli, si fa, no, queste ormai è. Sono cose che dovreste conoscere tutti quanti. Per esempio, 5 giugno 2022, quando già cominciano a circolare certe discussioni, Galliani assenteista, 8 volte in missione per vedere in Monza, allo stadio anziché al Senato. Il Fatto Quotidiano del 5 giugno 2022, mai smentito. Poi c'è questo articolo del 19 giugno 2023, Corriere della Sera, Corriere della Sera, corsa nel collegio di Silvio e vendita del Monza, Galliani farò come chiedono, le intenzioni della famiglia finora nessuno mi ha chiamato. Ma poi risulta che la famiglia Berlusconi abbia detto, e mi auguro che lo faccia nell'interesse, ve lo dico per molto onestà, dei tifosi di Assoli. È arrivato Adriano, lo state chiamando? Beh, noi lo stiamo chiamando,
perché siamo qui proprio per questo motivo. E allora, il tema è sempre quello. $65 milioni o $70 milioni, non so quanto dall'ultimo bilancio, che ha messo la famiglia Berlusconi di riposo. E quindi i tifosi devono essere grati alla famiglia Berlusconi. Non li ha messi Galliani, eh? E allora è ovvio che io desidero che sia la famiglia Berlusconi, che da questo punto di vista ritengo seria, a fare un comunicato ufficiale e dire che continuerà a finanziare la squadra del Monza. Me lo dicono ufficialmente, perché tu, Edi Adriano, non lo puoi dire, perché non sei tu a cacciare $70 milioni all'anno. Tu ne prendi una parte di questo, perché non è che fai beneficenza e l'amministratore delegato lo fai gratis. Può essere che lo faccia gratis, eh? Se lo fa gratis, tanto di cappello, come diciamo noi a Fiume di Misi, chapeau. Ma non mi risulta così, e poi voi potete, ma non interessa, attenzione, qua il tema è un altro. Chi esce i soldi? Bene, gli introiti principali, il 90% delle entrate è dato dai trasferimenti della famiglia Berlusconi. La famiglia Berlusconi non si è espressa, si è espressa però già su Forza Italia. Prima ha detto che non finanzia più, poi ha visto che stava saltando tutto e hanno un po' cambiato posizione. È ovvio che già la famiglia Berlusconi, se comunque su Forza Italia dice basta ora, è inutile che continuiamo a mantenere certe situazioni, ed è anche legittimo, perché su Monza non si è espresso. E allora le voci sono tante, circolano tante strane voci, e per una campagna elettorale non mi sembra giusto che ci possano essere voci che inquinano la campagna elettorale. Noi in questo momento sappiamo che l'intenzione di non finanziare più, attenzione, non finanziare più il Monza è volontà della famiglia Berlusconi. Va concordo, almeno avremo ottenuto un risultato importante a beneficio di tutti, perché sono sicuro che se la famiglia Berlusconi dirà pubblicamente che continuerà a finanziare il Monza, sono sicuro che questo si verificherà, basta. E allora, arrivato a quel punto, il tema su Monza neanche si pone. E allora si pone, e concludiamo il ragionamento, su quella che è la nostra proposta, la nostra storia. Io sono abituato ad affrontare campagne elettorali dove sono l'outsider, sono il quarto, sono il quinto, ma è normale. Io ho fatto il sindaco nel mio comune d'origine, no? Fiume di Misi, ma proponendomi poi in altri comuni, è ovvio che lo straniero, tenete conto che avevano anche coniato una canzone bellissima, no? In una campagna elettorale contro di me, che faceva così: non passa lo straniero, zoom zoom. E vi dice questa, che vi richiama, avanti, voi giovani, forza, che richiama questo? Il piave. Oh, ebbene, non passa lo straniero, zoom zoom. Poi lo straniero passava, è passato, ma è passato perché abbiamo fatto una strategia su che cosa? Sui contenuti e sulla storia. Siamo partiti sempre non favoriti, ma per questo non ci siamo mai risparmiati, abbiamo fatto sempre le nostre campagne elettorali a testa alta e sui contenuti. Questo era un momento importante per ragionare sui contenuti, soprattutto anche su un tema che a me sta molto a cuore, che è quella della vera autonomia, che è quella di fare le macro regioni, che è quella di fare le città-stato, che è quella di dare maggiori poteri ai sindaci e consentire quindi ai sindaci di essere veramente i protagonisti del proprio territorio. Ecco, questo sarebbe stato un ottimo argomento di discussione, anche in relazione a quello che è il tema della sicurezza. Non è che il sindaco può essere sulla carta il massimo, la massima autorità locale in materia di sanità, per esempio,
si chiudono e si aprono le guardie mediche, si razionalizzano gli ospedali, si chiudono, si spostano, si fanno convenzioni con i con lobby e quant'altro, e il sindaco non sa mai niente. Eppure la massima autorità locale in materia di sanità lo dice la legge, oppure in materia di sicurezza. Il sindaco è la massima autorità in materia di protezione civile, lo dice la legge. Serve forse per di fronte a disastri, per individuare il soggetto a cui mandare intanto l'avviso di garanzia. E ve lo dice uno che ha avuto 18 processi e 2 arresti ed è incensurato. Quindi è ovvio che bisogna consentire agli statisti di frontiera, che sono i sindaci, di poter incidere seriamente nel proprio tessuto produttivo. Ho incontrato tanti imprenditori di Anzoli, sì, ma due mi hanno colpito in modo particolare. Due. Uno mi ha detto, nel 2000 ho finito di realizzare questo grande insediamento dove sono andato, una cosa meravigliosa, 30.000 metri quadrati, e facevo 3 turni anche la notte. Ebbene, da 4 anni che gli hanno invitato di fare il turno notturno. E perché? Mi ha fatto guardare attorno, ci vede questi tutti insediamenti urbani? Nel 2000 non c'erano. Chi ha amministrato qui ha consentito che nel 20 anni mi circondavano di unità abitative e ora sono diventato io l'intruso. Quindi io, siccome faccio un'attività rumorosa e hanno consentito l'insediamento abitativo, ora sono io che non posso più stare qui. E tutti gli investimenti di varie generazioni che io ho fatto proprio qui per migliorare, per triplicare anche la forza lavoro, già da 4 anni non posso fare il turno notturno e mi hanno preannunciato che tra qualche anno mi dovrò organizzare per andarmene. Per andarmene. Un altro ci guarda, De Luca, lo vedi quel sottopasso lì, c'è una linea ferroviaria che era di secondo ovviamente livello, ci ho chiesto di fare io un sottopasso perché utilizzo dei tir che hanno la portata di un terzo rispetto a quella che usano i miei concorrenti. Ho detto perché? È semplice, perché per come è articolato il passaggio non posso usare i tir di quella dimensione. È anni che ho proposto di fare io il progetto e di finanziarlo, perché ovviamente questo mi sta costringendo a chiudere, perché non sono competitivo. Terzo caso, ma questo è molto ricorrente, lo sapete, imprenditori che se ne vogliono andare per carenza di manodopera. E qui torniamo al tema dell'immigrazione, a come si sta affrontando questo tema. Ora, lasciando stare che il fenomeno in questo momento è come se volessi fermare il vento con le mani, piaccia o non piaccia, per situazioni ovviamente nelle quali noi non possiamo incidere, mi viene da ridere quando sento dire andiamo a costruire gli hotspot lì in Tunisia, come quello vuole i soldi per comprarsi le armi e spararci, e gli diamo pure i soldi, visto che il cosiddetto come si chiamava quello che voleva fare la Meloni, il blocco navale, ah sì, il blocco navale voleva fare, e come finire il blocco navale? Matteo Salvini, che in questo momento gioca col Ponte, ora gli mando un altro pacco di giochi nei conti, perché ora che gioca anche col nucleare. Sapete, c'è, a Milano si farà la prossima centrale del nucleare, Nel 2032 non solo sarà completato il ponte sullo stretto di Messina, ma entrerà in funzione Adriano. Mi pare che lunedì viene con te a girare Mercalli. Ma voi l'avete visto mai Adriano Galliani in giro a fare acquisti dei Mercalli? Sì o no? No. E perché? Sentiamo, forza. Adriano, dove vivi? Dov'è che fa la spesa? Dove? Cioè, lui vive a Milano.
Scusate, viva a Monza o viva a Milano? Ma perché state zitti? Mi sembra come Ertosi, ragazzi! È una campagna elettorale, mica qui è una confessione in tribunale! Scusate! Quindi non è che quello che dite può essere usato contro di voi, non vi preoccupate! A Milano! Lui mi ha detto che viva a Milano! E quindi perché non lo trovate mai nei mercati? Poi andrà a Decio, andrà... Dove andrai pure, Adriano? Farei un giro, chissà se ci incrociamo in qualche mercato. Ora va a fare la spesa. Come Salvini che andava a fare la spesa all'Esselunga, poi abbiamo scoperto che ha finanziato un po', non so se il partito, Radio Padania, non lo so. Giustamente un uomo di Stato riceve il finanziamento in diretta al partito, che fa? Non gli fa la spesa? Beh, appena questa campagna elettorale è servita per far toccare con mano a tutto il popolo, non solo ovviamente ai tifosi, Adriano Galliani, che non è una leggenda, è di carne e ossa pure lui, e quindi ora potrete vedere anche il programma dove sarà accompagnato, pensate, ve lo dico in anteprima, Salvini sarà qui nei prossimi giorni, si fermerà l'attività del Parlamento, da lunedì ci saranno qui tutti i leader nazionali del centrodestra e del centro-sinistra. Perché? Ma come? Non era già un risultato acquisito questo qui? Com'è questa situazione effettivamente? Ve la dico in anteprima. Così è. Così almeno finalmente lo vediamo al mercato. Non ci andava nei mercati Brianzoni perché viva Milano. Punto, tutto qui. Ma niente di male, niente di strano, per carità. Però io penso che anche in una campagna elettorale uno si deve presentare sempre per quel che è. Sempre per quel che è inutile che io imito o scimmiotto. Io sono questo, la mia storia è chiara, le mie capacità sono chiare e credo che la Brianza abbia bisogno di una marcia in più, questo mi permetto di dire, una marcia in più che io posso garantire e mi metto a disposizione. Ho ricevuto dalla Brianza, ho ricevuto già nel 58 e ora vorrei anche ricambiare e chissà come ha segnato il destino della mia famiglia nel 58-60, chissà se la Brianza non segnerà, guardate le cose strane della vita, dopo oltre 60 anni rischia di segnare il destino politico ora della mia vita. Ci sono 8 giorni e voglio ringraziare tutti quanti coloro che hanno organizzato, stanno organizzando eventi nei 55 comuni e anche qui a Monza, e andremo avanti perché la partita è ancora aperta e questo ve lo posso assicurare da tanti sfifferi e nervosismo che circola. Il 19 vi rinnovo il mio invito al Teatro Manzoni per la presentazione del mio libro dal titolo Non tutto è successo. Il 20 chiuderemo al quartiere San Rocco di a Monza, dove mio padre ha proprio nel 58, voglio chiudere la campagna elettorale, esattamente da dove è iniziata la nostra storia di famiglia. Grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti. Adriano, noi ti diciamo grazie di esistere, ma ovviamente ci dispiace per non averci dato la confidenza della tua presenza qui stasera. Capisco che io sono un moscerino al tuo cospetto, però un bel confronto sarebbe stato utile per dare tutti gli elementi a Brianzoni per poter valutare secondo quella che è la missione che ci aspetta. Grazie!